saluto da Matti e benvenuti in un video super speciale! Ho deciso di organizzare una delle più grandi sorprese della storia di Nin e Matti a Ninna. E dato che lei è sul letto ad annoiarsi, penso sia proprio arrivato il momento di iniziare questo video in modo che non ci sente. Guardate un po' che cosa ho qui. Ho un biglietto di un aereo. Perché per questa sorpresa dobbiamo prendere l'aereo. Però non voglio dare altri spoiler. Andiamo a chiamare subito Ninna. Ninna! Ehi Ninna! Chi sei? Guarda quanto è bella piadina! Ho scoperto che lei ha quattro zampe e tutte le dita! Ma che cosa stai dicendo? È bellissima! Guarda che occhi! Vabbè, comunque, non è importante perché oggi è un giorno speciale. Oggi è il tuo non compleanno! Che cos'è il non compleanno? Allora, dato che ti ho preparato una super sorpresa, però non te la posso fare come regalo di compleanno perché non è il tuo compleanno, oggi sarà il tuo non compleanno e il mio regalo di non compleanno è questo qui. Un viaggio? Hai capito bene, ma non ti posso svelare dove. Come no? Ma non c'è scritto qua sopra? Beh, ovvio che no, l'ho fatto cancellare. Quindi è il mio non compleanno, quindi ho un regalo, no? Ma non è che è anche il tuo non compleanno, perché io non ho preparato nessun regalo per te. No, Ninna, stai tranquilla. Adesso teniamo entrambi con la mano il biglietto aereo, perché stiamo per teletrasportarci all'aeroporto con il nostro portale. 3, 2, 1, wow! Eccoci qui, proprio nel posto che volevo. Hai capito dove siamo? No, no, Ninna, ma che cosa fai? Ninna, siamo finiti in aeroporto. Perché siamo finiti in aeroporto? Beh, lo scoprirai adesso. Matti, mi porti a New York? Beh, sì, è vero, effettivamente si può andare anche a New York, però ci sono tantissimi posti. E ti svelo una cosa. Per questo viaggio, che tra l'altro noi non prendiamo un aereo da più di un anno, resteremo in Italia e andremo a vedere una città speciale, ma non posso dirti altro. Ma l'ho mai vista? Non credo. E ho preparato un itinerario bellissimo solo per te. Non posso dire altro. Quindi hai indovinato dove stiamo andando? Io avevo capito a New York, ma mi hai detto in Italia. Siamo in Italia, fidati di me, ci divertiremo tantissimo. Solo che ora ho un po' paura dell'aereo. Ma come? Pressure, remove your own mask in order to place the oxygen mask properly. Esatto, siamo finalmente arrivati alla nostra meta. Hai capito finalmente dove siamo, Ninna? Siamo a Genova, io non c'ero mai venuta. O meglio, c'ero venuta da piccolissima, quindi non mi ricordo niente, sono contentissima. Voglio mangiare la focaccia, voglio assaggiare il pesto, voglio fare tantissime cose. E la sorpresa non è solamente questo viaggio, ma devi sapere che ho organizzato per te 3 giorni a dir poco incredibili, in cui a ogni ora faremo qualcosa di diverso. Sarà il non compleanno più bello della tua vita. Sai che anche quando torneremo da Genova sarà il mio non compleanno? No, per adesso basta questo. Però ora voglio andare a vedere la vista della nostra camera d'hotel. Prego, venite, venite. Proseguiamo. Prego, prego. Wow! Non ci credo! Ninna, buon non compleanno! Adesso però mettiamoci le mascherine e iniziamo la nostra vacanza! Andiamo! Sapere, Ninna, che l'ufficio del turismo di Genova mi ha aiutato a creare il miglior itinerario per farti passare la vacanza più bella di sempre. Ok, quindi non l'hai organizzata tutta tu, ora si capisce perché è la vacanza più bella di sempre. Fidati di me, ne varrà la pena. Ma quindi prendiamo la barca oppure no? Beh, diciamo che in questo momento siamo arrivati, quindi non penso ci sia bisogno di prendere le barche. Ma quindi sei curiosa di sapere quello che andremo a fare in tutti questi giorni? Io ho solo una domanda. Cosa? Andremo sulla ruota panoramica? Beh, che dire, lo scoprirai. Qui ci sono un sacco di supereroi. C'è Iron Man, Spider-Man, Ninna Man e anche Hulk. Mamma mia, quante teste, fa quasi paura. Soprattutto quella alla sinistra, è la più spaventosa di tutte.
Nina, ma che stai facendo? Matti, attento, guarda sopra. Che cosa c'è? Ma Matti! Che cosa c'è? Guarda un attimo sopra. Salve Frankenstein, allora io sono pronto per la cura di oggi, va bene? Ho solo un po' d'ansia, niente di che. Comunque ragazzi, siamo al museo del cinema e qui ci sono tante persone strane che mi guardano. Ciao! Quando il dovere chiama, Matti risponde: se volete salvare il mondo, beh, dovete chiamare solamente me. Altro che questi supereroi. Ninna? Cosa stai facendo? Non mi chiamo Ninna, io sono la regina di... Oh, allora regina, mi scusi, ma per quale motivo non ha la corona? Perché me la sono dimenticata, ma ho gli occhiali, ecco. Ok, faccio finta di crederti. Vuoi un autografo? Magari dopo, grazie. Okay. Ma Matti! Ma dove stai andando? Ciao Nina. Sono sul Segway. Bellissimo, ho praticamente le ruote al posto dei piedi. È qualcosa di a dir poco incredibile. Solo che ora sto andando indietro. No, aiuto, Matti, aiuto. Matti, ciao, dove vai? Nina. Ciao Matti. In realtà anche io devo salire, però non sono capace, ho paura. No Nina, non avere paura. Guarda quanto sono bravo. Beh sì, sei bravo. È molto bravo. Ma io non sono capace. Eccomi qui, pronti a fare un giro? Matti, ma è bellissimo, non pensavo! Wow, andremo in giro per tutta la città con questi, ti rendi conto? Possiamo portarli a casa? Io probabilmente non camminerò più, utilizzerò solo questo. Sì, si parte! Anch'io. Ciao! Che dire, dopo questa diventerò un vero pilota. Nina, stavo pensando una cosa, ma se adesso prendo la massima velocità e poi mi tuffo nella fontana, mi diverto? No. Ah, va bene. Però lo faccio io. No, Nina, no. Stiamo per salire sulla ruota panoramico. Ehi, Matti, che c'è? Niente. Hai paura? Ma lì ci sono delle barche, che dici se andiamo a scattargli qualche foto? No, dobbiamo salire sulla ruota. Ma io ho paura. Oh, mamma mia. Matti, è partita. Me ne sono accorto che è partita, Ninna, e sta incominciando anche a salire. Io non dico che ho paura, è che sono solo... leggermente preoccupato. Dai, ma tranquillo, guarda quanto è carina. Sì. Che sale in alto. Sempre più su. E dai, dai, al massimo, insomma, facciamo il giro e poi lo rifacciamo un altro, che dici? Credo ne basti uno. Okay. Non riesco a parlare perché mi si brocca la voce. Ragazzi, siamo nel punto più alto della ruota panoramica! Puoi urlare se vuoi. Cosa? Matti! Non ti vedo! Non ci posso credere, sei un asinello! Ma che cosa c'entra? Io non voglio guardare e basta! Oh mio Dio! Anche se c'è da dire che Genova da qui è davvero bella! Uh-huh. Wow! Ragazzi, ora ve lo possiamo svelare! Siamo a Genova sulla ruota panoramica! Esatto! Guardate che bello! Posso chiederti, beh, per quale motivo stiamo risalendo? Beh, forse perché non scherzavo quando ho detto che facciamo il secondo giro, però almeno vediamo una bellissima vista di Genova, ecco. Ok, anche se mi bastava una sola volta. Hai visto, siamo scesi, non era così terribile come dicevi tu. Beh, è andata bene. Nina, siamo pronti? No, Matti, io non sono pronta, aspetta. Ma sì, vedrai che sarà divertentissimo. Io non vedo l'ora, stiamo per preparare il testo per la prima volta a Genova. Con questa forma particolare, le orecchie servono per poterlo girare. Questo è tipicamente un microfono. Va? Tutto bene, grazie. Sì, tutto bene. Potete vedere una piantina con un colore particolare, un microfono unico. Beh, sì, confermo. Prendono trasparente. Ok, allora un attimo. Ci sono. Beh, direi che è diventato invisibile ora. Il mio no. Cominciamo a lavorarlo.
vorrei far vedere quanto è bello il mio però, eh. Beh, diciamo che sì, è venuto bene, posso confermare. Vado? Sì. Sei pronta? Sì. 3, 2, 1. È molto, molto, molto buono. No, non ci credo, ora assaggio il mio. Aspetta un attimo. Sicuramente saranno venuti buoni entrambi. È il pesto più buono che abbia mai assaggiato. E lo abbiamo fatto noi. Ragazzi, subito dopo aver fatto il pesto, buonissimo tra l'altro, il mio un po' meno, devo ammettere, però vabbè, ci siamo teletrasportati sulle torri della cattedrale di San Lorenzo. Esatto, guardate che bello, siamo in alto e vediamo davvero di tutto. Tra l'altro siamo più in alto della ruota panoramica. Sì, è vero. Da qui infatti riusciamo a vedere sia la zona delle colline, ma anche la zona del mare, lì dove ci sono tutte le navi. E anzi, se vedete bene, lì c'è anche la ruota panoramica su cui siamo saliti prima. È un posto davvero incredibile. Matti, hai organizzato davvero una bellissima vacanza per il mio non compleanno. Buon non compleanno, Ninna. Spero che ci sarà un giorno anche il mio, però. Questo... Mi farai un regalo per il non compleanno, vero? Mi hanno chiamato un attimo. Sempre così. Arriverà il giorno in cui mi farò una sorpresa, spero.